strage in Turchia ad Ankara. Due esplosioni hanno ucciso almeno 30 persone durante una manifestazione per chiedere la fine del conflitto con i separatisti curdi del PKK. Quasi 130 i feriti, non si esclude che a colpire siano stati due kamikaze. L'attacco a poche settimane dalle elezioni politiche ritenute decisive per il governo del presidente Erdogan. A Gerusalemme non si fermano le violenze della nuova intifada dei coltelli. Due palestinesi sono stati uccisi dai soldati israeliani. Ieri altri scontri, soprattutto nella striscia di Gaza, con in tutto 7 vittime. A fomentare la violenza anche le parole del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, che ha chiesto un rafforzamento dell'intifada come unica strada per arrivare alla liberazione di Gerusalemme. Con la riforma del Senato in dirittura d'arrivo, il presidente del Consiglio Renzi spinge sui temi dell'economia promettendo l'eliminazione definitiva delle imposte sulla prima casa. Il PIL è di nuovo positivo, ora dobbiamo liberare risorse per ripartire, ha detto il Premier, confermando l'altro obiettivo di aumentare il numero dei nuovi occupati. Lunedì Marino formalizzerà le dimissioni, poi scatterà il conto dei 20 giorni per un eventuale ripensamento, ma l'attenzione è già puntata al dopo, a chi candidare alla guida del Campidoglio nelle elezioni di primavera. Nel PD si discute sui nomi e sul metodo di scelta. Renzi vorrebbe evitare le primarie, ma la minoranza è già sulle barricate, no a scelte calate dall'alto, avvisa Speranza. Berlusconi per Roma e Milano pensa a sindaci manager. La nazionale di calcio stasera contro l'Azerbaigian ha la possibilità di qualificarsi per la fase finale degli europei dell'anno prossimo, prima dell'ultima partita del girone. A Baku serve una vittoria per avere la matematica certezza del pass per la Francia, altrimenti sarà decisiva la sfida di martedì contro la Norvegia. Oggi dobbiamo vincere o tutto diventerà più complicato, incalza il CT Conte. E si aggrava di ora in ora il bilancio, buongiorno dal telegiornale della 7, dell'attentato, delle esplosioni ad Ankara, capitale della Turchia, proprio poco prima di una manifestazione pacifista sul conflitto in corso con il PKK. Per ora il bilancio, che appunto è suscettibile di aggiornamenti, è di 30 morti, oltre 100 i feriti, sarebbero per l'esattezza 128 al momento. Un nuovo dunque colpo al cuore della Turchia, un attentato che chiaramente avrà conseguenze molto importanti, ma vediamo. È il momento preciso dell'esplosione che provocherà la strage dei pacifisti. Pochi attimi per cercare di riaversi dallo spavento e poi cominciano le urla, i pianti, il caos, il sangue. A decine hanno trovato la morte, più di un centinaio sono i feriti. Forse due bombe alle 10 di stamattina, ora di Ankara, sono esplose tra la folla che era corsa nei pressi della stazione ferroviaria per domandare la fine del conflitto contro il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan. È stato lo stesso Ministero dell'Interno a definire il massacro un attacco alla pace e alla democrazia in Turchia, ma non ha ancora saputo chiarire la dinamica dell'attentato. Alcuni media ipotizzano che sia stato opera di uno o più kamikaze e lo ha affermato anche il leader del principale partito di opposizione, i socialdemocratici. La strage piomba su una Turchia in piena campagna elettorale. Tra 3 settimane si tornerà a votare, dopo la crisi istituzionale delle elezioni del giugno scorso, quando il partito del presidente Erdogan perse il controllo del Parlamento e il premier incaricato Davutoglu non riuscì a formare un nuovo governo. Per la prima volta in quelle elezioni era entrato in Parlamento un partito curdo moderato, l'HDP, che era tra gli organizzatori della manifestazione di oggi insieme ai sindacati. I capi del partito, dopo aver accusato apertamente lo Stato di essere dietro la strage, hanno cancellato tutti i comizi previsti per i prossimi giorni. Da giugno il conflitto curdo è rientrato prepotentemente nel panorama politico turco. Altri massacri ci sono stati prima di quello di oggi. Basti ricordare quello di Suruk il 20 luglio scorso, un
kamikaze, si disse allora un uomo dell'ISIS, uccise 33 attivisti che volevano marciare su Kobane, la città martire curda in territorio siriano. E da allora gli attacchi curdi contro forze di polizia e soldati turchi si sono moltiplicati. Erdogan, come sappiamo, ha reagito con la forza, ha concesso alle forze della coalizione internazionale l'uso della base aerea di Incirlik, decisiva per gli attacchi contro l'ISIS in Siria, ma in cambio sembra aver avuto mano libera per la sua pesante repressione del movimento curdo sulle montagne tra Turchia, Siria e Iraq. E non si fermano le violenze a Gerusalemme per quella che oramai è ufficialmente definita come una terza intifada, ancora scontri e vittime nella striscia di Gaza. Prima con i sassi, ora con i coltelli e con gli immancabili razzi. È ufficiale, tra Israele e la Palestina è iniziata la terza intifada. Ad annunciarla ieri da Gaza durante la preghiera del venerdì è stato Ismail Haniyeh. Al grido «Liberiamo Gerusalemme», il leader di Hamas ha alzato il livello di sfida e ha invitato i palestinesi a percorrere l'unica strada per raggiungere l'obiettivo, l'intifada appunto. Parola quest'ultima che significa rivolta, sollevazione popolare e che in Medio Oriente è sinonimo di morte e distruzione. Di un passato non lontano che ritorna, il 1987 e il 2000, gli anni delle prime due intifada, in cui morirono 5.000 palestinesi e 1.100 israeliani. Dall'inizio della settimana sono state almeno 12 le aggressioni a colpi di coltello di altrettanti cittadini israeliani da parte di estremisti palestinesi. Nella notte, un 22enne palestinese militante di Hamas è morto nel campo profughi a Gerusalemme Est dopo aver lanciato sassi e bombe Molotov contro la polizia che ha risposto al fuoco. Un secondo è stato colpito a morte dopo aver accoltellato due israeliani nel rione ortodosso della città. Negli scontri con le forze dell'ordine ieri, 6 palestinesi, tra i quali un 15enne, sono stati uccisi a Gaza, un altro ad Hebron. Intanto l'esercito israeliano denuncia i violenti e multipli tentativi di prendere d'assalto, ieri, la barriera di protezione a Gaza, con più di 1.000 manifestanti penetrati nella zona cuscinetto con il lancio di granate, pietre e gomme incendiate contro i soldati. La tensione resta altissima. L'amministrazione Obama condanna con forza gli attacchi palestinesi contro civili e militari israeliani, definendoli atti di terrore. Poi si appella a entrambe le parti per un ritorno alla calma tramite il portavoce del Dipartimento di Stato americano, John Kirby. Ricordando quanto sta accadendo in Siria, Iraq, Gerusalemme e Cisgiordania, Papa Francesco lancia un appello per la riconciliazione e la pace per tutto il Medio Oriente. Il rischio ora è che lo scontro si allarghi oltre i confini. La terza intifada, infatti, può avere conseguenze devastanti in Giordania, in Egitto e in tutta l'area arabo-sunnita. E dunque il premier Renzi, qui veniamo alla politica italiana, fa il punto sulle riforme ed anche preme l'acceleratore sulle questioni dell'economia. Sappiamo che la manovra economica oramai è alle porte. Ma su tutto questo una dichiarazione ottimistica. Secondo il premier Renzi, l'Italia oramai si lascia la recessione alle spalle. Ci dicevano che la riforma costituzionale non sarebbe mai passata e invece si farà, e questo vuol dire un paese più semplice. Il giorno dopo il via libera di Palazzo Madama agli ultimi articoli del DDL Boschi, Matteo Renzi rivendica il lavoro fatto dalla maggioranza per aver portato al traguardo, il voto finale martedì prossimo, la riforma che ridisegna il nuovo Senato. Lo fa da Verona, nuova tappa dell'annunciato tour nei teatri di 100 città italiane, battezzato a Pesaro a fine agosto. Io non è che voglio ridurre il livello della democrazia, voglio ridurre il numero di quelli che fanno politica. E io sono il primo a sapere che, siccome per me la politica si fa per un po' di tempo e poi si va a casa, come succede negli altri paesi, uno potrà fare, nel mio caso come Presidente del Consiglio, al massimo due mandati e poi, se riesco a vincere la prossima, e poi a casa come tutti gli altri. L'Italia sta ripartendo, ribadisce il Premier, snocciolando video e dati sulle bellezze del nostro paese e sui traguardi raggiunti dal governo, soprattutto sui nuovi posti di lavoro creati grazie al Jobs Act. L'Italia è in condizione di essere leader nel mondo, ma il suo destino non dipende dagli altri, è nelle nostre mani. Finalmente l'economia riparte, la recessione alle spalle, il PIL all'1%, ripete ancora una volta Renzi. Bisogna che finalmente la politica liberi tutte le risorse, tutte le energie. Ecco perché il prossimo anno sarà un anno in cui nella legge di stabilità interverremo sulla cancellazione dell'IMU e della TASI per tutti, per la prima casa, per dare un segnale evidente che è l'ora di finirla di considerare il frutto di sacrifici lungo una vita un qualcosa da tassare ulteriormente, e mettiamo la parola fine a una discussione di cui non se ne può più perché è 10 anni che non si parla d'altro. E almeno speriamo che su questo riparta un po' l'economia di un settore, quello delle costruzioni, che ha perso 525.000 posti di lavoro.
Riguardo agli impegni del governo per l'anno prossimo, Renzi annuncia un intervento ad hoc per combattere la povertà infantile e conferma l'abbassamento delle tasse, il rilancio del settore agricolo e gli sconti fiscali per chi investe. Il Premier affronta anche il tema del terrorismo, ribadendo che sull'ISIS serve una strategia globale complessiva e che sull'eventuale utilizzo dei tornado italiani in Iraq sarà il Parlamento a decidere. E dunque, a metà della prossima settimana, per l'esattezza, giovedì 15 ottobre, la manovra economica sarà pronta. Il piatto forte, come sappiamo, è l'abolizione delle tasse sulla prima casa. La parte più scricchiolante, si può dire così per semplicità, è la questione della tassazione alle imprese, l'IRES. Meno 6. Giovedì prossimo, 15 ottobre, la manovra economica dovrà essere pronta. O meglio, la manovra come l'avrà pensata il governo, visto che poi l'approvazione della legge di stabilità porta spesso sorprese, ripensamenti, aggiunte dell'ultimo secondo. Cosa conterà esattamente, dunque, presto per dirlo, ma se la cancellazione totale delle tasse sulla casa è certa, come ha confermato oggi lo stesso Presidente del Consiglio, qualche crepa sembra aprirsi sul fronte dell'IRES, ovvero del taglio delle tasse alle imprese. Taglio che ancora una volta era stato anticipato da Renzi in maniera parziale. La cifra considerata si aggirerebbe sul 1.800.000.000 di euro, per poi risultare decisamente più incisivo nel 2017. Ma che secondo alcune indiscrezioni invece, almeno per il prossimo anno, non sarebbe possibile. Ne scrive La Stampa questa mattina, sostenendo che nel documento depositato a Lima dal ministro Padoan per la riunione dei ministri economici e dei governatori delle 20 banche centrali più importanti del mondo, non vi se ne fa accenno. O meglio, c'è scritto che una riduzione della tassazione sui profitti di impresa è pianificata per il 2017, mentre, come dicevamo, lo stesso ministro dell'economia ha parlato esplicitamente della necessità di eliminare la tassazione sulla prima casa, che ha detto interessa circa l'80% degli italiani e avrà un importante effetto sulla fiducia, elemento importante in una fase di ripresa. Quanto al resto, ovvero le risorse, ballano le cifre sulla cosiddetta spending review che dovrebbe interessare ministeri e enti pubblici. Dai 10 miliardi iniziali si sarebbe scesi a 6-8 miliardi e molto peserà ovviamente la decisione sulla sanità, mentre è in alto mare il capitolo pensioni, o meglio la cosiddetta flessibilità in uscita. Se qualcosa ci sarà nella manovra, riguarderà gli esodati, la cosiddetta opzione donna, ma difficilmente si arriverà ad un pacchetto completo, almeno per ora. Stesso discorso per le misure di contrasto alla povertà. Ne ha nuovamente fatto cenno oggi Matteo Renzi, annunciando di voler inserire nella manovra un provvedimento per aiutare quel milione di bambini italiani sotto la soglia di povertà. Niente a che vedere, insomma, con il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle che al governo invece non piace affatto. Quanto alle tasse, che pagheremo, la novità è che forse ci sarà un'unica scadenza per i 7 maggiori adempimenti fiscali dall'IVA all'IRES. 16 maggio è il giorno proposto dal sottosegretario all'economia Zanetti. Il dossier è sul tavolo di Palazzo Chigi. Lunedì prossimo Ignazio Marino formalizzerà le sue dimissioni da sindaco di Roma. Inizierà poi un conto alla rovescia di 20 giorni per poterle eventualmente anche ritirare. Sappiamo che non è escluso del tutto dalle intenzioni di Marino. E il tutto, sebbene manchi ancora il nome del commissario che guiderà Roma fino alle prossime elezioni di primavera. Si pensa in ogni caso a un toto nomine, a un toto candidati, c'è una rosa di nomi che potrebbero essere indicati per la futura guida del Campidoglio. Dimissioni irrevocabili, prima annunciate, poi congelate, l'addio di Marino si carica dei contorcimenti che hanno caratterizzato la sua resistenza con la fascia tricolore e tradisce in ogni suo passaggio la volontà del sindaco di non rendere facile la vita a chi l'ha spinto a lasciare. Anche oggi infatti arriva in Campidoglio ostentando una normalità che non esiste e stasera sarà in TV dopo aver anticipato a giornali di essere pronto alla resa dei conti. Il tutto in un clima di sospensione. All'annuncio dell'addio, arrivato con un video giovedì sera, non è seguita la lettera di dimissione
Meloni, che sarà presentata solo lunedì e quando verrà protocollata scatteranno i 20 giorni in cui il sindaco teoricamente potrebbe ripensarci, slittamento che qualcuno addebita alla voglia di Marino di lanciare l'ultima sfida, indossare la fascia tricolore nell'avvio del processo per Mafia Capitale che parte il 5 novembre, nel quale il comune si è costituito parte civile. Basta l'ipotesi a far capire il clima di incertezza che regna, con Marino intenzionato a colpire chi lo ha lasciato solo e a rivendicare la sua immagine pulita di argine contro la mafia. Sul piano politico è difficile che qualcosa cambi. Renzi ha messo la firma sul game over. Non c'erano più alternative. Marino ha fatto bene a dimettersi. Bisogna voltare pagine, scrive sull'Unità il Premier, che chiede alle correnti del PD di accantonare polemiche, divisioni e liti per pensare al bene della città e dei cittadini, a partire dall'imminente giubileo. Faremo di tutto, assicura, perché sia un successo. Come Expo, una scommessa a cui nessuno credeva. Insomma, usare il giubileo come vetrina per cambiare pagina, per pulire l'immagine. Immagine di un PD ammaccato dall'inchiesta Mafia Capitale, magari con un'iniezione di fondi che finora non c'è stata. E nonostante manchi ancora il nome del commissario che guiderà Roma fino alle elezioni di primavera, l'attenzione in realtà è puntata al dopo, a chi candidare alla guida del Campidoglio. Di certo Renzi accarezza l'idea di accantonare la roulette russa delle primarie. Nelle ultime tornate hanno mostrato il fianco scoperto, ma la minoranza è già sulle barricate. No, a scelte calate dall'alto, avvisa oggi Roberto Speranza. Resta poi da capire intorno a quale profilo fare scouting. Inevitabile la tentazione di un non politico, magari con un curriculum legato alla legalità, per intercettare gli scontenti che rischiano di gonfiare il forziere dei 5 Stelle, che hanno già lanciato la loro OPA sulla capitale. Dopo una lunga assenza, Silvio Berlusconi torna a parlare da un palco, lo fa da Milano e lo fa per ridare slancio al suo partito, a Forza Italia. L'ex premier appunto ha partecipato oggi con ampie e varie dichiarazioni alla manifestazione che si è tenuta a Milano ed intitolato Milano Rialza. L'accoglienza è quella di sempre, l'inno del partito, gli slogan e Berlusconi che arriva sul palco sommerso da applausi scroscianti. Per la prima uscita dopo l'annuncio del ritorno in campo di 2 settimane fa, il leader di Forza Italia ha scelto un convegno organizzato da 4 giovani consiglieri comunali di Milano dal titolo Rialzati Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, dove il partito vuole ripartire e approfondire i contenuti di Forza Italia, che sono quelli di sempre. Prima di affrontare l'argomento sindaci, Berlusconi ha attaccato frontalmente Matteo Renzi, dichiarando che siamo in una vera e propria emergenza democratica. Oggi, ha detto, c'è un signore che non si è nemmeno presentato in Parlamento. Ma con le dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, che sembra avere scompaginato i giochi all'interno del centrodestra, la politica nazionale per Forza Italia passa in secondo piano per lasciare strada a quella locale. Una giornata importante dunque, che si può considerare l'apertura della campagna elettorale, e da Berlusconi il popolo forzista si aspetta precise indicazioni sui candidati da mettere in campo. La nebbia, ha detto l'ex presidente del Consiglio, si diraderà fra un paio di settimane. Solo allora si conosceranno i nomi che almeno per il momento non comprenderebbero candidate di Forza Italia. L'impegno da questo momento sarà quello di trovare le persone giuste per la poltrona di sindaco delle 2 città più importanti del paese, Milano e Roma. Le dimissioni di Marino l'hanno sorpresa? No, per fortuna, le aspettavamo da molto tempo e finalmente sembrano arrivate, perché poi non si è sicuri che siano proprio dimissioni. Se la presidente di Fratelli d'Italia viene indicata in pole position per il Campidoglio, per Palazzo Marino, le preferenze sono tutte per il segretario federale della Lega Nord. A lei andrebbe bene Meloni a Roma e Salvini a Milano? Sono delle possibilità che sono, credo, ancora sul tavolo da esaminare. Sì, sarebbero delle buone opportunità. Ma allora, è più difficile trovare un buon allenatore per il Milan o un candidato vincente per la poltrona di sindaco? Sono cose entrambe difficili. Ed è di nuovo allerta maltempo, colpite e sferzate dal maltempo la Sicilia, ma anche la Sardegna.
È cominciata così, nella notte, una raffica di fulmini e violente folate di vento. Poi sulla Sicilia si è abbattuta una tempesta nordafricana con un forte ciclone, forza 2. Il maltempo ha lasciato nell'isola le temperature miti, ma le piogge torrenziali in poche ore hanno gonfiato i fiumi. Incontenibili tra gli argini fragili, hanno esondato invadendo le strade, allagando i sottopassi da Palermo a Catania, ma soprattutto nel Messinese. La furia dell'acqua ha trascinato via tutto, alberi sradicati, crollati, persino macchine parcheggiate. Alcuni cittadini sono rimasti chiusi nelle loro auto con le portiere bloccate e colti di sorpresa dal nubifragio. Torrenti impetuosi che nel Messinese, lo vediamo in queste immagini, hanno addirittura spinto decine di macchine attraverso la spiaggia ridotta in palude, fino al mare. Queste immagini invece arrivano da Torre Grotta, sempre in provincia di Messina. Le strade si sono trasformate in fiumi. L'acqua ha raggiunto persino le finestre di alcune abitazioni, le macchine sono sommerse dal fango. Situazione difficile anche a Barcellona, Pozzo di Gotto, completamente invasa dall'acqua. Qui è tracimato il fiume Mela, che ha provocato allagamenti ovunque, una frana nella zona di Caldera e Cicerata, dove decine di famiglie sono rimaste bloccate in casa dal fango che ha invaso garage e seminterrati. Le frazioni sono isolate, i vigili del fuoco hanno inviato squadre di soccorso. Anche a Gela si è sfiorata la tragedia, con questa tettoia crollata in pieno centro, strappata via da una tromba d'aria che ha colpito la cittadina con forti raffiche di vento e pioggia battente. In questa macchina, rimasta schiacciata dallo schianto, c'erano un padre con il figlio che se la sono vista brutta, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Anche la Sardegna ha trascorso una notte di paura, a soli 10 giorni dall'ultimo nubifragio. Scuole chiuse, gente barricata in casa, ma arrivano solo piogge forti. L'emergenza è quasi passata, senza danni questa volta. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è a Lima, dove partecipa al G20 dei ministri finanziari e dei banchieri centrali. I paesi ad alto debito devono fare attenzione ai rischi legati a un'inversione dell'attuale situazione di bassi tassi di interesse, dato che i rendimenti delle obbligazioni sono soggetti a volatilità. L'avvertimento, ovviamente diretto in primo luogo all'Italia, è arrivato dal presidente della BCE Mario Draghi da Lima, dal G20 dei ministri finanziari e dei banchieri centrali. Il timore di Draghi in pratica è che il prossimo, oggi un po' meno prossimo di qualche giorno fa, rialzo dei tassi statunitensi possa avere effetti anche sui mercati obbligazionari del vecchio continente. Consiglio, condiviso dal Fondo Monetario Internazionale, è dunque quello di utilizzare i risparmi derivanti dai bassi rendimenti attuali per ridurre il debito. Del resto, dal momento che negli Stati Uniti la ripresa si rafforza e in Europa procede molto gradualmente, è naturale che le politiche monetarie di Federal Reserve e Eurotower, come ha sottolineato Draghi dopo un incontro con la numero uno della Fed, Yellen, si muovano in direzioni diverse. Comune però alle due sponde dell'Atlantico è la preoccupazione per il rallentamento della crescita nei paesi emergenti, che pone molti rischi e la solidità della ripresa globale. Il segretario al Tesoro americano Jack Lew è stato molto chiaro: gli Stati Uniti non possono essere l'unico motore dell'economia mondiale ed è fondamentale che la Cina attui le riforme. Per quanto riguarda l'area euro, poi, Draghi ha sottolineato come il mercato del lavoro rimanga debole e la disoccupazione troppo alta. Il tutto si accompagna ad un'inflazione destinata a rimanere bassa nel breve termine. Per questo il numero uno dell'Eurotower ha dichiarato che la BCE è pronta ad agire nei limiti del suo mandato. Non è escluso un ampliamento del quantitative easing e un suo prolungamento oltre il settembre 2016, pur sottolineando però che certo la politica monetaria non può fare tutto. A Lima naturalmente era presente anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale ha di fatto risposto a Draghi sostenendo che l'Italia sta approfittando al meglio dell'attuale fase di bassi tassi e che la gestione del suo debito è giudicata tra le migliori da parte delle agenzie di rating. Certo, ha aggiunto, l'inversione di tendenza ci sarà, anche se non tanto in fretta, ma l'Italia è pronta e non bisogna dimenticare che dal 2016 il suo debito comincerà a scendere. Restiamo ancora a parlare di notizie dall'estero, però entriamo di più nel merito di quelle che riguardano la tensione altissima in Siria, anche la sicurezza dello spazio aereo ora che sono in atto i bombardamenti che vengono dalla Russia. Ebbene, secondo la BBC, quindi la fonte è di quelle autorevoli, la Russia avrebbe accettato di riprendere degli importanti colloqui con gli Stati Uniti perché riguardano proprio la sicurezza dello spazio aereo, mentre sono in corso appunto le varie campagne di bombardamenti in Siria contro gli obiettivi dell'ISIS. I colloqui si dovrebbero tenere, i colloqui relativi a questo, già nel fine settimana, un primo incontro
Vi ricordo, nei giorni scorsi era stato del tutto infruttuoso, un caccia americano era addirittura stato costretto a cambiare rotta per evitare di avvicinarsi troppo ad un velivolo russo. I nuovi colloqui dovrebbero proprio stabilire questo, ovvero le distanze minime tra gli aerei, la lingua, le frequenze radio per poter effettuare le comunicazioni. Ed intanto la Corea del Nord è pronta a rispondere a qualsiasi tipo di guerra finanziata dagli Stati Uniti. Lo afferma il leader nordcoreano Kim Jong durante la grande parata per i 70 anni del Partito dei Lavoratori. Il discorso è stato seguito, quello della parata che vediamo adesso, in cui appunto Pyongyang ha mostrato un po' tutta la sua forza militare, muscoli militari, facendo sfilare anche i missili. Nel discorso di Kim non è stato però fatto alcun accenno esplicito alle capacità nucleari del paese, ai vettori a lungo raggio dei quali disporrebbe adesso la Corea del Nord. Kim ha insistito in vari passaggi del suo discorso sull'impegno del suo governo a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Nella piazza, intitolata Kim Il-sung, decine di migliaia di uomini e donne sventolavano bandiere e agitavano fiori. Adesso siamo al calcio, un calcio molto internazionale tiene desta l'attenzione in questo fine settimana, perché i riflettori sono tutti puntati sulla partita Azerbaigian-Italia. Aspettare l'ultima partita sarebbe troppo pericoloso. Antonio Conte è stato chiaro, la qualificazione all'Europeo del prossimo anno va conquistata già nella sfida di questo pomeriggio a Baku. Una vittoria contro l'Azerbaigian, rinfrancato dall'arrivo in panchina di Prosinecki e imbattuto nelle ultime 4 gare ufficiali del 2015, permetterebbe all'Italia di staccare il biglietto per la Francia con 90 minuti di anticipo. Gli azzurri potrebbero addirittura blindare il primo posto del girone, ma soltanto nel caso di una concomitante sconfitta casalinga della Norvegia, che martedì 13 si presenterà poi all'Olimpico di Roma per il match conclusivo del nostro raggruppamento. L'infortunio muscolare di Pirlo, fermato da una lieve contrattura, ha condizionato le scelte del commissario tecnico, che in precedenza aveva già perso Berardi ed Insigne. Gli ultimi dubbi sono stati comunque risolti nella rifinitura di ieri. A centrocampo giocheranno Verratti e Parolo, con Candreva ed El Shaarawy sulle corsie esterne. Nessuna incertezza neppure davanti. La coppia d'attacco sarà formata da Eder e Pellè. Noi dobbiamo aspettarci una gara molto molto difficile, sotto tutti i punti di vista. E noi dovremmo essere bravi a indirizzarla, a incanalarla nella giusta maniera. Tra mondiali ed europei, nelle qualificazioni, l'Italia non perde da 45 gare. L'ultimo KO è del 2006. Conte vuole continuare la tradizione positiva, lasciando da parte le voci sul suo futuro. Il rinnovo del mio contratto non è una priorità, ha detto il commissario tecnico, legato alla panchina azzurra fino al giugno del 2016. Il presidente federale Tavecchio vorrebbe prolungare l'accordo di altri 2 anni, ma l'ex allenatore della Juventus ha dato segni di insofferenza e tra i due sembra calato il gelo. L'impressione è che ormai il divorzio sia inevitabile. Pubblicità. Siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo la prossima edizione del telegiornale alle ore 20, adesso c'è il TG Cronache, la linea va dunque a Raffaella Di Rosa e vi annuncio che si partirà dal caso Roma e dal caso Marino. Buon proseguimento con la 7, arrivederci a domani.